Buongiorno, entra pure. Buongiorno. Sono al tuo posto? Sì, accomodati. Come sta, dottoressa? Io sto bene. E tu invece come va a casa? Raccontami un po'. Ciao. Dove vai? Vado a fare un giro. Ti do il giubbino. Grazie. Voglio bene. Ciao. Oi, tutto bene? Bene, bene. Ah, sto bene, anch'io comunque, grazie. Grazie. Guarda un po'. Perché non gli hai almeno chiesto come stava lui? Come ti ho già detto molte volte, le relazioni partono dalle parole. Piuttosto, raccontami com'è andata il resto della giornata. Fatto qualcosa di diverso? Conosciuto qualcuno di nuovo? Ora che ci penso, effettivamente sì. Scusami. Ami? Non ho capito niente. Niente. Arrivederci. Buongiorno, ho bisogno di qualcosa? Qualcosa. Pantaloni, felpe, magliette. Magliette. Di che colore? Blu, azzurra, marrone. Bianca? Bianca, bianca. Vuole che gliela dia in cambrina o la porti in cassa? Cassa. È per me. Per me. E allora?
ancora. Perché non l'hai aperto? L'hai almeno guardata? Non la conosco nemmeno, perché dovresti te lo regali da uno sconosciuto e poi non faceva altro che ripetere quello che dicevo io. Magari cercava soltanto un amico con cui condividere. Magari, proprio come te, non si sentiva capita dal resto. Magari l'hai rifiutata solo perché ti sentivi simile a lei. Cerchi mai di creare delle relazioni che non riesci a ottenere. Cerchi l'altro per poi respingerlo perché non riesci a gestirlo. Scusa, perché sono tagli in più? Guarda che le taglie grandi le abbiamo finite ieri. È venuta una ragazza che era molto entusiasta, però poverina, un sacco timida. Continuava a balbettare, penso l'abbia presa per il ragazzo che le piace. Ah, niente, vabbè, prendo questa qua comunque allora. Ti accompagno in cassa? Grazie. Vedi, c'era qualcosa di importante da dirti. Era l'inizio per costruire una nuova relazione. Ma se dal principio ti rifiuti di ascoltare, la relazione non si costruirà mai. È proprio l'ascoltare gli altri che ci consente di conoscere noi stessi. Le relazioni sono lo specchio di ciò che abbiamo dentro. E come puoi pretendere di conoscerti se ti rifiuti? Perché sappi che rifiutando l'altro, rifiuti anche te stesso.